classico sorteggio della monetina, si scambiano anche i gagliardetti che possiamo senza dubbio dirlo, è un vero e proprio cimelio da ricordare per gli anni a venire. Per le corde gelorossi, che sono una delle formazioni più sicuramente blasonate e accreditate della vittoria finale. Yes, now the match is starting. To pass to find an assist for one teammate. Here there is Malmo in possession of the ball. Oh, the goalkeeper, what a risk! Il numero 8, Cookie, davanti in avversario. Scambia con Di Stefano. Prova la conclusione! Ben bloccata da Bergman. E di mettere a servizio la propria esperienza. Nel frattempo il Malmo in possesso di palla con un attaccante che entra in area, ma risponde ottimamente Galante, che ancora in gioco, conclude il numero 10, fallo segnalato e dunque gol annullato. A questo momento con Prica ha davanti un avversario, lo salta, scarica al centro, pallone deviato e il Malmo va vicinissimo al gol. Palleggio con i due centrali di difesa, che sono chiamati soprattutto a fare la funzione di regista. Nel frattempo Prica penetra in area, Prica conclude e trova il gol del vantaggio, il numero 9, Prica, che va a salutare i propri tifosi. Quando siamo arrivati al 36esimo minuto, il Malmo, meno di 3 minuti, ancora il Pescara, lancio lungo che può essere buono per l'attaccante che cerca di beffare con un pallonetto e Mandolesi pareggia per il Pescara, trovando un gol importantissimo. Non ci sta e prova a ripartire, ma il direttore di gara, Pietro Snilli di Chieti, fischia la fine del primo tempo. Pescara. Dunque è ricominciato qui il secondo tempo al Fonte dell'Olmo, che cerca il varco giusto con un tiro dalla distanza che finisce per diventare un assist per il numero 7, Capitan Udenas, che porta nuovamente in vantaggio la formazione svedese. Un tiro nuovamente appaiato agli svedesi a quota 3 punti, ma oltre a dover vincere appunto per scavalcare, gli svedesi, è costretto all'impresa, in quanto il Malmo ha appena allungato nuovamente le distanze, nuovamente con Capitan Udenas, che becca scoperta la retroguardia di mister Pesoli. E ecco, calcio di punizione che verrà battuto in questo momento da Di Stefano. Di Stefano prova la conclusione direttamente in rete, traversa il pallone che non supera la linea. 3 reti a 1. Calcio d'angolo battuto in questo momento e c'è il gol bellissimo del Malmo, che chiude definitivamente il match. Web spettatori che siete stati in nostra compagnia, e finisce qui. Malmo batte Pescara 4-1 qui al Fonte dell'Olmo. Dunque il Malmo si aggiudica la partita e passa alle fasi finali del torneo Mariani e Pavone.